Buongiorno, mi trovano i quattro. Ma qua penso che è Baghdad. Guardate un po'. Guardate un po' l'asfalto, guardate. Questo sentimento è ricambiato. Cercavamo una porta per uscire. Eravamo prigionieri in una stanza buia, non c'era più niente, eravamo lì. Pensavamo di non farcela. Pensavamo che le finestre e le porte fossero murate, che non esisteva un'uscita. Poi abbiamo sentito un flusso di parole, di pensieri che venivano da chissà dove, da fuori, da dentro, dalla rete, dalle piazze. Erano parole di pace. Parole di pace, ma allo stesso tempo parole guerriere. Le abbiamo usate come torce nel buio, come chiave da girare nella serratura per andare altrove, in posti sconosciuti, dove? Ma verso di noi, verso noi stessi. E ora siamo fuori, siamo usciti nella luce, non siamo ancora del tutto abituati, stringiamo gli occhi, abbiamo anche un po' paura, siamo un po' timorosi, è normale, ma stiamo percorrendo l'unica via possibile. Quello che sta succedendo oggi in Italia non è mai successo prima nella storia delle democrazie moderne. Una rivoluzione democratica, non violenta, che sradica i poteri, che rovescia le piramidi, il cittadino che si fa Stato ed entra in Parlamento in soli 3 anni. Abbiamo capito che eravamo noi quella porta chiusa, che le parole guerriere erano da tempo dentro di noi, ma non volevano venire fuori, pensavamo di essere soli e invece eravamo una moltitudine.